Casco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. La crisi va risolta all'insegna di decisioni chiare e in tempi brevi. Quello che sta accadendo, se avete visto anche un po' di tensione, un bel po' di tensione in più all'interno del governo, non è per le elezioni, è perché negli ultimi 4 mesi io ho visto dei comportamenti che prima non avevo visto nella Lega. Io per la verità lo dissi alcuni mesi fa, dobbiamo puntare su una rigenerazione di un campo di forze, perché il tema non è solo il PD. Io vedo in questo PD un atteggiamento ancora più subdolo di quello di Renzi, perché è un PD che ha cambiato volto, ma ha gli stessi comportamenti di quello di prima. L'altro ieri Zingaretti ha incontrato la verità Cirino Pomicino, che 5 Stelle ogni volta per le europee, che c'è un'indagine, non dico una condanna, e non sarebbe giusto neanche in quel caso, con una violenza come delle iene però feroci, si e se poi mi si accusa di stare al governo del col PD, ricordo a tutti che col PD la Lega si è votato Radio Radicale, Radio La Lega 5 Stelle sono alleati, sono complici di questa paralisi che sta uccidendo. Ma se si vuole far cadere il governo, ci si prenda le proprie responsabilità. Sempre queste mezze frasi, queste piccole minacce, queste sono inaccettabili. Allora, con questo video, regole contrastanti tra loro, chiamare subito gli elettori al voto sarebbe stato in realtà poco rispettoso nei loro confronti e contrario all'interesse del Paese, con alto rischio di ingovernabilità. Per andare al governo con Renzi del Partito Democratico non è rispettoso del voto degli italiani, lo fa senza la Lega. Forse dovremmo parlare del concorso Vinci Salvini, che è stato lanciato sui social dallo stesso ministro dell'Interno, o forse più seriamente delle famose centinaia di migliaia di rimpatri che un anno fa erano stati promessi in campagna elettorale e che non ci sono stati affatto, ma sicuramente ne avrà parlato nel suo comizio il ministro dell'Interno. Io sono pronto a portare le idee di Italia che ha la Lega per un fronte di Renzi, di Conte, di chiunque. 21:18, buonasera, ben ritrovati sempre in diretta. Si starà forse rivoltando nella tomba Jean-Jacques Rousseau perché vede quello che sta accadendo. Il Movimento 5 Stelle, la cui piattaforma è intitolata al grande scrittore e filosofo svizzero nato da una famiglia calvinista di origine francese e faro della rivoluzione francese, avrà visto cosa sta capitando e qui, cioè un partito fino all'altro giorno populista che fa un governo con il Partito Democratico. Era abbastanza logico che fossero alleati la Lega e i 5 Stelle, adesso davvero è un accordo clamoroso che noi abbiamo definito salva poltrone, non nell'interesse del Paese ma nell'interesse di coloro che volevano scardinare il palazzo e poi nel palazzo ci sono entrati, nei palazzi romani, ed evidentemente si trova molto bene, tanto da trovare un escamotage per restare lì dove sono, mentre sarebbe stato molto più giusto, secondo noi, andare al voto. E oggi proprio l'apoteosi di questa trasformazione, la base grillina attraverso questo strumento, la piattaforma Rousseau, ha votato a larga maggioranza, proprio un plebiscito è stato di sì a questo accordo. Come la pensate? Cosa ne dite? Nel frattempo un nostro sondaggio tra i nostri telespettatori ha dato il risultato completamente opposto. Il 93% di coloro che hanno partecipato hanno votato per il no a questo
governo. Quindi sono dati che comunque lasciano davvero molto sorpresi. Sentiamo le vostre opinioni, ovviamente con i vostri sms, vedremo servizi, soprattutto abbiamo qui i nostri ospiti che vi presento: Luciano Sturaro, imprenditore, buonasera Sturaro. Buonasera direttore, buonasera. Buonasera. Isabella Dotto, assessore nel comune di Vicenza. Ex assessore. responsabile della giustizia per il Partito Fratelli d'Italia. Sì. Buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera all'assessore all'istituzione del lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzan, il Fratelli d'Italia. Quindi abbiamo due esponenti di uno stesso partito, capita spesso, a volte ci sono due del PD, due della Lega, due di Forza Italia. Grazie a Simone Scarabella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, bentornato. Grazie Scarabella, a voi, grazie molte. Antonella Tocchetto, consigliere comunale provinciale del Partito Democratico. Buonasera a Treviso. A tutti. E Pietrangelo Pettenò, ex consigliere regionale e bella sinistra veneta. Bentornato, grazie molto. Allora, partiamo dall'assessore Donazzan per capire un po' cosa insomma, è una domanda che farò a tutti, cosa ne pensate intanto di questo governo che sta nascendo e con l'avallo della base grillina. Vediamo il titolo del Corriere della Sera. 79% dice sì al governo 5 Stelle PD, Di Maio legislatura durerà 5 anni, domani mattina Conte al Quirinale. Assessore, allora. Sì, l'unica cosa che penso è che terranno duro fino in fondo, perché il collante profondissimo è quello di non andare alle urne. Questi due partiti, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, sono in grave difficoltà rispetto al proprio elettorato, peraltro un elettorato contiguo. Io credo che il Partito Democratico abbia fatto questa scelta principalmente per riportare in casa voti che sono quelli dei delusi del vecchio Partito Democratico e che si sono affidati un po' alle speranze e anche alle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, che poi ovviamente ha dimostrato anche tutti i propri limiti al governo. E la seconda ragione per cui io penso che durerà fino in fondo è che c'è questo sì, potere occulto che un po' sta sotto tutte le decisioni che nell'ultimo periodo l'Italia, con l'ultimo periodo intendo gli ultimi 20 anni, senza problemi, cioè per l'ultimo periodo io intendo un arco temporale che ha visto in diverse occasioni cambiare i governi senza mai andare alle elezioni. Io voglio datarlo dal 2011, non lo faccio io, lo faccio con un po' il suggerimento di un Paolo Mieli che in perfetta forma e con grande onestà intellettuale la settimana scorsa ha deciso di sparare a zero, dice faccio outing, intanto sono dichiaratamente un elettore del Partito Democratico, beh insomma questo un pochino l'avevamo immaginato, no? E va bene, però lo dichiara come premessa e dice il mio partito non è mai andato a governare vincendo le elezioni negli ultimi anni, e data il 2011 come momento particolarmente significativo. Ma se penso a Letta, Renzi, Gentiloni, solo per parlare degli ultimissimi anni, ci rendiamo conto che il Partito Democratico preferisce i magheggi, come li ha definiti sempre Paolo Mieli, e non vogliono fare in modo che l'alta carica dello Stato, cioè il Presidente della Repubblica, possa essere votato da un Parlamento diverso da quello attuale, cioè da un Parlamento governabile. Quindi, direttore, io trovo questo l'ennesimo governo delle forzature distanti dal voto popolare. Sono molto preoccupata perché se tu smetti di avere la fiducia e il rispetto dell'elettore, e con fiducia non solo per un partito ma per il sistema, e pensi che questo sistema sia etero diretto, vuol dire che sei molto vicino a qualche cosa di gravissimo, come un colpo di Stato, come comunque l'allontanamento della popola. Noi di Fratelli d'Italia, seguendo l'appello che Giorgia Meloni ha fatto immediatamente dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica, lei ha dichiarato vogliamo una manifestazione senza simbolo di partito, con solo i tricolori, ma chiediamo a tutti gli italiani che non accettano questo tipo di operazione calata sulla testa e contro la volontà popolare di andare a manifestare il giorno della fiducia. Noi ci saremo, io ci sarò. Allora, Rousseau sia il Conte bis con il 79%, il Premier domattina al Quirinale con la lista dei ministri, presumibilmente, Di Maio, 20 punti tutti nel programma, e questo era il titolo di prima pagina della
Gazzettino, ah, è vero, noi italiani non siamo neppure più un popolo, il popolo della stessa nazione unito si difende, noi invece ci attacchiamo, ci indeboliamo, ci autoeliminiamo da soli. Allora, Simone Scarabella, anche all'interno dei 5 Stelle ci sono state posizioni anche su questo divergenti. E voi qui in Veneto, lei in particolare, era per il sì a questo governo, aveva delle riserve, perché insomma vi siete confrontati anche su questo, no? Direttore, voglio rubare solo 2 secondi per ricordare una persona a cui oggi tutto il Movimento 5 Stelle di Treviso ha dato l'ultimo saluto. La nostra Marcella Crosato, che è una di quelle persone invisibili che però c'è sempre stata accanto e ha sempre partecipato a tutte le nostre attività e che ha reso possibile anche col suo contributo di arrivare dove siamo arrivati oggi, quindi volevo approfittare e salutare. Ciao Marcella, fai buon viaggio. Ha fatto bene a ricordarlo. Tornando nella nostra invece più triste realtà, sì, io sono uno di quelli che non ha nascosto la sua preferenza per il sì, perché ritengo che, come ha dimostrato il voto che abbiamo visto poche ore fa, insomma, che questa era, diciamo, l'unica alternativa per dimostrare che finché il Movimento 5 Stelle rimane al centro di questo governo possiamo fare veramente e fino in fondo gli interessi per i cittadini. Negli ultimi mesi non ho mai nascosto i miei ripetuti mal di pancia per un ministro che secondo me non era più degno di fare il ministro, faceva ampiamente bene, e lo dimostrano i sondaggi, il leader di partito, ma nella sua figura istituzionale ogni giorno che passava dava una dimostrazione di cosa non dovrebbe essere un ministro di questa Repubblica, a mio giudizio di parte, e sono partito 14 mesi fa, come parto oggi, con le migliori premesse, le migliori intenzioni. Poi giudicherò, essendo che non sono a Roma, giudicherò questo governo come l'altro sui fatti. Non rinnego quello che è stato fatto prima, secondo me sono state fatte delle cose buone. La miglior cosa che possiamo fare con questo governo è di portare avanti in modo coerente anche quei punti che erano presenti in quel contratto, che qualcuno a un certo punto, tra un muito, una cubista e non so cosa, ha deciso di stracciare questo contratto, e io mi auguro che veda dai banchi dell'opposizione, rosicandosi il fegato, punto dopo punto, vari punti di quel contratto che vengono portati avanti senza di lui. Forse questo potrà fargli capire, come la storia della mitologia greca di Icaro, che quando ci si avvicina si pensa di arrivare al sole, forse bisogna prima fare i conti con le ali che si hanno dietro la schiena. Lo sento Scarabella, ma ovviamente ci si chiede, erano già stati difficili rapporti con la Lega, ma c'è una qualche affinità tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico su tanti temi, no? Ci sono tante divergenze proprio anche su cose pratiche, no? Ci sono tante affinità e tante divergenze, come potevano esserci prima con la Lega. Cioè, chi vede questa alleanza come qualcosa di contro natura era esattamente anche 14 mesi fa, solo che la vedevamo da diversi punti di vista a seconda dei nostri pregiudizi o delle nostre preferenze. Io credo che non dobbiamo fare un discorso di bello, brutto, alto, basso, dobbiamo basarci sui punti del programma. Poi saranno i ministri che lo porteranno avanti. Io una cosa che personalmente a cui ci tenevo veramente tanto era che rimanesse la figura di Giuseppe Conte come primo ministro. Non lo conoscevo prima dei 14 mesi fa, non avevo dei pregiudizi su di lui, l'ho preso come un esperimento interessante, perché una persona che non ha un partito, non ha mai ricoperto un ruolo politico, con un curriculum di tutto rispetto, ero anch'io curioso di vedere come se la sarebbe cavata. E lui zitto zitto, senza twittare, senza andare in giro, cioè
mantenendo un profilo basso, lavorando, twittando poco, parlando poco, si è guadagnato tutta una serie di stima che io credo che a livello internazionale sarà veramente utile averli per la manovra che dovremo affrontare. Qualcun altro invece, spaventato di questa manovra che non poteva mantenere tutte le promesse che aveva fatto, ha ben deciso di abbandonare la nave. Diceva assessore? No, devo dire che la cosa che mi ha veramente fatto indignare è quel siparietto tra il presidente Conte, che parlamenta sottovoce con la Merkel, che si beve un caffè guardando diritto, e dice: ma sai che io non la penso come Salvini, in Italia io sono quello che vuole l'apertura dei porti, non ho mai voluto, e tutto questo con un labiale che ormai lei sa perfettamente che è una qualsiasi telecamera grande. Bene. Finito su tutte le reti, questo dovrebbe essere il mio presidente del Consiglio, il presidente del Consiglio italiano. Lo dico a un partito, il 5 Stelle, che fino all'altro ieri voleva uscire dall'euro e dall'Europa, ma per carità di patria, vero? Adesso che Conte, che fa il lacchè della Merkel, diventi anche autorevole, per favore Simone, no. Allora, c'è proprio il video, vediamo Fabrizio, il video Trump, della, certo, della Merkel con qua. Conte. Simpatico. Vabbè, questo era diciamo il dialogo tra Conte e Merkel che citava l'assessore Donazzani, che abbiamo mandato un dialogo che è uscito mesi fa, che viene riproposto adesso, però di qualche mese fa. Allora, io sentirei il rivoluzionario della situazione, a proposito di Jean-Jacques Rousseau e di rivoluzioni, allora, diciamo, rientrate. Lei, quando ero responsabile dei presidi del 9 dicembre 2013 a Padova, i grillini erano attivissimi nel rompere i coglioni. Tanto detto rompere così, i coglioni poco. Perché erano più rivoluzionari dei rivoluzionari. Erano incredibili, non c'era nulla che andasse bene nell'insieme europeo, nell'insieme italiano. Io dicevo: caspita, questi qua sono rivoluzionari, e poi hanno continuato negli anni fino a tre mesi fa, fino alle europee. Adesso sono cambiati totalmente, ma è facile capire perché sono cambiati. Ci hanno preso gusto la poltrona. No, è facile. Facciamo il conto, restano 40 mesi alla fine della legislatura. 20.000 euro al mese per 40 fa 800.000 euro. 800.000 euro in tasca a gente che non ha né arte né parte, perché il loro reddito medio era 15, 20, 25 mila euro al mese, all'anno. Mese ci vado anch'io al mese. All'anno. Pensi lei cosa vuol dire 800.000 euro. Ma questa cosa qua non è una colpa dei grillini, è una colpa del sistema. È il sistema che non funziona. È il sistema che io sempre chiamo Stato mafia.
e in questa circostanza si è dimostrato più mafia che è stato, molto mafia. Com'è possibile dare in mano il governo ai perdenti? È chiaro, siamo una repubblica parlamentare e quindi il governo deve avere la fiducia del Parlamento. È chiaro che 800.000 euro che do a ciascun parlamentare che vota, è chiaro che votano a favore. E come possono votare contro? E tutto questo e molte altre considerazioni mi portano a dire che, ed è il motivo per cui sono rivoluzionario, orgoglioso di essere rivoluzionario, questo Stato mai e poi mai cambierà in modo profondo e nell'interesse di chi lavora in Italia, di chi lavora, non di chi è parassita e delinquente, che infettano lo Stato, mai questo Stato cambierà con il voto. Purtroppo gli italiani sono così tonti, diciamo, non voglio offenderli, ma civilmente morti, e accettano tutto. E ben gli sta. Cioè la morte culturale, la morte economica, la morte civile e sociale è meritata in queste condizioni, è meritata, non c'è alternativa. Tollerano tutto. E quindi cosa dobbiamo pensare? Io continuerò sempre a dire che è il sistema che non va, non è questione di uomini, anche di uomini, ma è il sistema. E il sistema è fatto prevalentemente di istituzioni e Costituzione. E per cambiare questo sistema serve un'azione di popolo, non istituzionale, di popolo, rigorosamente pacifica, perché altrimenti non potrebbe dare alcun risultato, e perché tutta il blocco sta nel Presidente della Repubblica. Tutto quello che sta avvenendo oggi è perché si vuole impedire che ci sia un Presidente della Repubblica che voglia il cambiamento. Cambiamento vero e profondo che passa solo cambiando radicalmente, anzi azzerando totalmente questa magistratura, che ha la difesa, vergognosa nel colle. Questa magistratura è difesa vergognosamente nel colle. Abbiamo visto il Consiglio Superiore della Magistratura, non se ne parla più, non si parla più. E quel scandalo, attenzione, perché è dovuto, hanno detto che è andato in pensione, e finisco, ma di fatto si è dimesso il procuratore generale di Cassazione, che è il primo magistrato d'Italia dopo il Presidente della Repubblica. Ma come possiamo pensare che questo Stato mafia possa cambiare con il voto? La situazione è quella che vediamo, i grillini che da rivoluzionari diventano pro sistema. Il governo Conte era per me un governo accettabile e il migliore possibile, perché era un governo di rottura. Il governo Conte 2 è il governo di saldatura dello Stato mafia, di saldatura dello Stato mafia. Se la maggioranza degli italiani, degli iscritti 5 Stelle, avesse votato no, avrebbero veramente fatto saltare gli accordi. Prima di andare da Antonio Tocchetto, da Isa Dotto e da Pietrangelo Pettenò, vediamo un servizio da Vicenza, interviste raccolte tra i cittadini su questo governo nascente. Vediamo. Il voto degli attivisti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau per appoggiare o meno il governo Conte fa discutere i vicentini, che da un lato apprezzano la coerenza dei grillini, ma dall'altro criticano un voto online che può decidere il futuro del paese, e c'è addirittura chi ne mette in dubbio la democraticità. Secondo lei è giusto che i grillini decidano online le sorti del nuovo governo? Penso di no. Però sarà così. Chi lo sa? Come andrà a finire secondo lei? Non ne ho la più pallida idea, perché la crisi sta durando tantissimo, è estremamente incerta, e credo che, come ha detto un grande politologo che è Pane Bianco, ha detto: io sono 30 anni che mi occupo di politica, vi dico che non sto capendo assolutamente nulla. Secondo me no. Perché? È una piattaforma privata, non pubblica. Per lei? Sì, uguale.
cioè che è una cosa privata e quindi non sarebbe giusto che decidessero, no, che... però andrà così. Sì, ci daranno loro. Questa non è democrazia rappresentativa, Dicevano loro, tanto non facciamo più di tanto noi. Non è giusto, però così succede. Secondo me è giusto che loro si esprimano come meglio credono. Non sono i mezzi che a me sono affini. Ritengo che le decisioni dovrebbero essere prese in un altro modo, però se a loro va bene così. Quello che mi preoccupa non è tanto la loro capacità di esprimersi con la piattaforma, quanto questo condiziona gli esiti a livello nazionale. Questo mi preoccupa. Sono apolitico, quindi per me non fa differenza. Speriamo che comunque è una cosa giusta. Speriamo che comunque è una cosa che influenzi, ma in modo positivo. Non condivido molto la piattaforma Rousseau e neanche il movimento in sé. Come movimento, anche se ahimè ormai è un... Però sono coerenti, loro hanno deciso di fare così. Sì, quello sì, bisogna dire sì. Se decidono così, vediamo se sono coerenti fino alla fine. Online direi di no, che non sono nella forma più corretta, diciamo. È vero che adesso ci sono queste modalità, sono le nuove forme di comunicazione, non è che ci scappiamo. Ho un po' paura che dicano che da lì dipende il futuro del governo. Possono dire quello che vogliono, senz'altro. La politica non mi interessa. Servizi di Federico Fusetti. Allora, Antonio Tocchetto, c'è chi, insomma, la tesi prevalente è andata così per evitare il voto e per evitare che Salvini facesse incetta di voti, o no? Allora, io posso dire che chi l'avrebbe detto a luglio, quando venivo qui e ero, insomma, la poveretta che non aveva spazio, nel senso di rappresentante del PD. Infatti sono stupito da quello che ha detto stasera, perché attaccava anche il governo 5 Stelle Lega. E chi l'avrebbe detto che... Attaccavo, dicevo che era... Vabbè, che insomma era antidemocratico e faceva rivoluzione. Di rottura dello Stato. Vabbè, ma chi l'avrebbe detto che, insomma, un Ferragosto estivo così, Salvini fa un grandissimo autogol, perché... Possiamo girarci attorno, complotti, la Merkel, tutto quello che vuoi, ma intanto Conte è stato molto più furbo, che si è creato dei, come dire, collegamenti istituzionali ed internazionali. Salvini ha pensato che far politica fosse come fare il consigliere di circoscrizione di Milano e non si è reso conto che quando è arrivato a Roma un po' più di confusione c'è. Quello che ha detto Conte si rileva, si rivela ogni giorno di più, cioè caro Matteo, non lo dimenticherò questo, caro Matteo, sei, come dire, impreparato dal punto di vista istituzionale e costituzionale, quindi questo fa un grande autogol, perché poi noi possiamo anche girarci attorno, ma insomma io le cronache dei giornali posso anche prenderle con le pinze, non crederci, però in modo univoco tutte le testate nazionali dicono che la base della Lega è arrabbiatissima, perché in poco tempo hanno perso il governo di un paese. E adesso recuperare non è facile, anche se lui adesso sta facendo tutte le dirette Facebook, Twitter, dicendo di tutto, di più sul PD e sul 5 Stelle, però in realtà ha sbagliato lui e si lecchi le ferite. Poi per quello che riguarda il governo, di sicuro noi con un ottobre molto complicato, che tutti gli analisti economici danno come certo, abbiamo dal punto di vista economico un governo, come dire, che mandi avanti e faccia una riforma economica, magari anche dura, purtroppo ci prenderemo le responsabilità, ma bisogna farla. Spero anche che facciano anche delle riforme non solo economiche ma anche sulla giustizia. C'è qui la collega che è un giudice onorario, magari che prendano anche, come dire, in mano veramente la giustizia. Io, cioè, non è perché faccio parte del PD che ci spero, ma veramente ci spero. La giustizia, entrambe facciamo gli avvocati, sappiamo quanti problemi ci sono, cioè. Da domani c'è sta lista dei ministri, buoni o cattivi che siano, tanto sappiamo tutti che, insomma, come dire, a qualcuno può piacere, a qualcun altro non può piacere, ma che i nodi seri vengano presi, perché in tutti questi 14 mesi sembra che l'unico problema siano gli immigrati. Non è l'unico problema, è uno dei problemi. Noi due, poi la collega lo dirà, possiamo dire che la giustizia va, come dire, riformata.
riformata, riformata anche nelle questioni che appunto riguardano i giudici onorari, che fanno il lavoro dei giudici togati, perché i giudici togati sono pochi e tutti noi ci confrontiamo con i giudici onorari. Quindi chiudo dicendo, anche rispetto alla sua domanda, beh, possiamo anche dircelo con Scarabella, il nostro elettorato, l'elettorato del PD è stato, come dire, ha perso voti proprio nel 2018 in sfavore del Movimento 5 Stelle, perché alcuni, anche nostri elettori, hanno detto noi non votavamo PD, volevamo cambiare, questo movimento ci sembrava molto, come dire, più di sinistra di quanto lo sia il PD. Quindi, come dire, siamo più omogenei, cioè, noi più rispetto a il Movimento 5 Stelle e Lega, se proprio lo vogliamo dire tutta. Allora, erano, diciamo, partiti definiti populisti, ma diceva anche Berlusconi, il Movimento 5 Stelle è di sinistra, quindi in questo, certo, diciamo, sì, c'è alcuni elementi di sinistra, affinità, ci sono, dice, anche proprio, chiudo velocemente, anche proprio su, come dire, sulle scelte anche sociali, ma anche su quelle ambientali. Guardate, che non è mica finito questo governo qua con la legislatura, eh? Perché subentrerà un altro governo? Perché questo non resisterà. Ecco, beh, e ci sarà Draghi e vedrà che ci sarà saltata fuori altro. E lì c'è chi dice durerà 5 anni, chi dice finirà fra 3 mesi alla manovra. Diceva, no, è la somma di interessi privati, diceva l'assessore. Ricordo, che... La Tocchetto mi lascia alquanto perplessa, no? La somma di interessi tutti personali e privati, la PD ha l'interesse, no, quando dici ma ci sono anche la mia categoria, non sarà mica il problema, no, degli immigrati in Italia, ho detto, a me risulta, la giustizia, no, a me ho detto risulta, no, avrei parlato addirittura della tua categoria, gli avvocati devono rapportarsi e richiama l'altra categoria, che dovrebbe essere un'altra categoria, quindi la somma di interessi privati e personali, le corporazioni, ma magari fossero le corporazioni, perché la Lega non ce li aveva, sarebbe la Lega già più nobile, la Lega non ce li aveva, Tocchetto, guarda, non è neanche quello, il problema è che gli italiani avevano indicato tra le priorità il tema della sicurezza e dell'immigrazione, dove voi, infatti, Partito Democratico, avete perché non ha risolto uno. Se Salvini, oddio, Tocchetto, cioè, no, già la trasmissione hai detto una strage, che arrivavano con i gomori, il numero di barconi e lui si focalizzava su una drammaticamente nave, grazie a Dio, ridotto. Ma magari il numero di morti in mare è stato, grazie a Dio e grazie all'intervento del governo precedente, assolutamente quasi azzerato. Del governo precedente, vedi, certo, allora tu non puoi dire una cosa del genere, perché larga prima parte dell'elettorato del Partito Democratico, che ha abbandonato nelle città il governo del PD, Sesto San Giovanni, Genova, cioè, ti potrei dire un elenco di città governate prima dal centro-sinistra, ma sono andate a destra, gli elettori per si la sicurezza muovono, che non è un intervento di categoria, tutte le regioni, che vinciamo tutte le regioni e tutti i comuni, magari vinciamo anche il Veneto, potrebbe essere una bella sorpresa. Allora, scusate, prima di andare da Isadotto vediamo un altro servizio sul governo visto da Zaia, vediamo un servizio con il governatore. Non perdiamo un millimetro di quello che abbiamo guadagnato come terreno, è prevista dalla Costituzione, chiunque vada a Palazzo Chigi ci ritroverà sulla porta di Palazzo Chigi. Chiara la posizione del Veneto nei confronti delle scelte romane. L'autonomia continuerà ad essere uno dei temi di confronto tra regione e governo centrale, confermato anche dalla presenza nei 20 punti avanzati dai 5 Stelle, con però decise limitazioni sia in termini politici che economici rispetto a quanto richiesto dal Veneto. Movimento che si è confrontato nuovamente con il voto sulla piattaforma Rousseau, che per il governatore non serve se si parla di autonomia. No, ce n'è già una piattaforma consultata, si chiama Piattaforma Veneto, 2.328.000 veneti hanno detto sì. E che l'autonomia sia un tema importante anche per il nuovo esecutivo, l'ho sottolineato ieri sera a Ringa anche il segretario veneto del Partito Democratico, con una proposta forte. Mi augurerei, è un lancio forte, so che probabilmente non otterrò questo, mi augurerei che un veneto si occupasse del tema dell'autonomia. Sì, immaginavo. Guarda, me lo intesterei come PD o 5 Stelle? Sottoscrivo. Va bene chiunque, è chiaro che dal mio angolo visuale dico uno del Partito Democratico. Che sia un veneto ministro degli affari regionali per le autonomie, così come era Erika Stefani, sì, anche in questo nuovo governo. Questo è il suo appello. Che ci sia un sottosegretario che si occupa di sto tema. E sempre a Ring, già ieri c'è stato tra i 5 Stelle chi si è dichiarato a favore del governo giallorosso.
Io voto sì. Vota sì per l'accordo col PD? Sì, perché io ero partito con le migliori aspettative da 14 mesi fa, cioè immaginavo un governo che durava 5 anni in cui si sarebbe lavorato bene, come si è lavorato bene, a detta del senatore Vallardi, per i primi 14 mesi. Cioè, non siamo stati noi a cambiare idea in proposito. Un governo che secondo l'oltre 90% delle 23.000 telefonate giunte in appena 4 ore al nostro sondaggio di ieri non dovrebbe nascere. E se la coalizione PD 5 Stelle non dovesse reggere, per il governatore del Veneto si potrebbe anche riaprire il dialogo con i grillini. Mi ricordo una frase di Salvini: se i no si trasformano in sì. Servizio con i dati anche del sondaggio clamoroso, pensate 23.000 telefonate in 4 ore oggi ad Antenna 3 per il sondaggio sì o no al governo 5 Stelle PD. Avete visto i dati, il commento del governatore Zaia, un brano di Ring di ieri sera dove c'era tra l'altro sempre anche Simone Scarabella. Allora, Isadotti. Sì, ci tenevo ad aprire una parentesi, affrontare un tema che per me è importante e l'ha affrontato la collega La Tocchetto. Effettivamente, quando parliamo di magistratura onoraria, dobbiamo anche conoscere la categoria, perché c'è anche tanta ignoranza, nel senso che non si conosce l'argomento. Tanti cittadini non sanno neanche chi siano i magistrati onorari. La magistratura onoraria purtroppo, a far data dal lontano 1998, è entrata a par, dico purtroppo perché è una categoria che ha imparato un mestiere e l'ha imparato da tanti anni or sono. A un certo punto i vari governi che si sono succeduti, perché la colpa qui, se bisogna fare una disamina onesta, e io intellettualmente ritengo di essere una persona onesta al di là delle ideologie politiche, va detto in tutta verità che questa categoria purtroppo è stata creata da tutti i governi che si sono succeduti nel corso degli anni. Vero è che la riforma Orlando ha penalizzato la categoria, però la colpa da attribuire, la responsabilità in primis a tutti i governi sono succeduti. Perché? Perché è una categoria che è nata solamente come supplenza al magistrato togato di carriera. Poi, siccome i magistrati togati erano pochi in Italia, siccome i magistrati togati sono effettivamente ben pagati, hanno detto, sai che c'è, siccome mancano i magistrati, inventiamoci questa categoria di magistrati onorari. Peccato che sono passati più di 20 anni, queste persone hanno più di 40-50 anni, hanno famiglia, hanno mutui, hanno figli a carico, sono padri, madri di famiglia che non hanno, che hanno imparato un mestiere. Ad un certo punto tu non puoi pensare di buttarli in mezzo ad una strada. Io l'ho fatto per tanti anni, a un certo punto, perché io ho fatto un altro percorso nella vita, ho fatto altre scelte e ho rassegnato le mie dimissioni. Però io non ricordo, io la ricordo bene questa categoria e battaglierò fino in fondo, grazie anche al nostro coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Sergio Berlatto, che ha preso a cuore la categoria dei magistrati onorari. Magistrati onorari è una categoria che fa il suo dovere e lo fa bene, e come diceva bene La Tocchetto, purtroppo le riforme non vengono affrontate, non vengono fatte, bisogna, speriamo, io auspico che questo governo possa fare una riforma, me lo auguro per il bene di questa categoria. Ecco, ci sono i punti, ricordiamo della, che non del contratto, ma diciamo del programma. Perché tutti lo promettono, però alla fine non si fa nulla. 26 punti, taglio tasse sul lavoro, maggiore flessibilità UE, poi conflitto di interessi, evasione fiscale, riforma giustizia, revisione concessioni, taglio parlamentari. Però faceva notare un mio collega, giustamente, che c'è sempre davanti a ogni punto, occorre, bisogna, certo, e non si spiega come ci si arriverà. Secondo lei ce la faranno a realizzare questi punti del programma? C'è anche un altro, non lo so, questo purtroppo non abbiamo la sfera di cristallo. Certo che per quanto riguarda l'altro tema che abbiamo affrontato, questo nuovo governo che si è venuto a creare, c'è da dire che è nato proprio perché Salvini, purtroppo, questo va detto, ha fatto un autogol clamoroso, perché ha sbagliato i tempi e i modi. Se, la Meloni che lo sollecitava, allora scusi, se mi permette, se mi permette, scusi, se mi permette, siccome ha parlato lei fino adesso, sì, insomma, se posso anch'io parlare e dire la mia, rispettiamo le persone
che hanno diritto di parola, anche se donne. Anche se donne, bene. Allora, stavo dicendo, ecco, però lasciamo spazio, anche alle donne, bene, in politica soprattutto. Ma ne abbiamo anche troppo, dottor, per carità di Dio. Tante, dici di sì. Ogni tanto basta. Dici di sì, Elena. Ma magari ci sono anche quelle sbagliate, cosa ne dici? Vabbè, vada. Ecco, bene, in effetti lo penso anch'io come te, guarda, siamo d'accordo su questo punto, spero anche in tanti altri. Comunque, dicevo, Salvini purtroppo ha fatto un clamoroso autogol, perché bisognava andare ad elezioni. Sono contenta che tu ti stia molto divertendo in questa trasmissione. Ci mancava Sergio Berlato al posto mio, avrebbe garantito uno show. Comunque, prima di essere interrotta, prima di essere interrotta dalla esponente del Partito Fratelli d'Italia, da poco entrata, io vorrei dire questa cosa, che Salvini ha sbagliato i tempi e i modi, perché bisognava andare a elezioni subito dopo le europee, visto il grande risultato che avevamo fatto. Quindi questo va rilevato, va evidenziato, e noi come Fratelli d'Italia questo l'abbiamo senza ombra di dubbio rilevato. È stato uno sbaglio suo, un autogol. Allora, molti hanno, diciamo, attribuito la responsabilità dall'una e dall'altra parte, anche all'interno della Lega, in molti hanno detto, anche lo stesso Giorgetti è stato critico, avrebbe dovuto decidere dopo l'exploit delle europee, eccetera. Non cambiava nulla. Finalmente da Grillo si sente dire qualcosa di ragionevole, tantissimi sms anche questa sera. Vediamo ancora il presidente Zai e poi andiamo da Pietrangelo Pettenò. Governo giallorosso, il giorno della verità. La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce. Lo diceva Jean-Jacques Rousseau, il filosofo illuminista che ha ispirato due momenti storici diversi, la Rivoluzione francese e la piattaforma del Movimento 5 Stelle. Non esattamente la stessa cosa, soprattutto oggi, con la Rivoluzione grillina finita a tarallucci e vino con il Partito Democratico. Una rivoluzione difficile da spiegare ai cittadini, ma tant'è, 100.000 elettori pentastellati sono chiamati a decidere il destino dell'accordo col PD. Perché sia un voto libero e dopodiché spetta ai militanti dei grillini votare no o sì. Anche loro hanno messo no o sì. Il governatore veneto Luca Zaia va al sodo. Un manipolo di elettori grillini deve stabilire il destino di milioni di italiani, votando se dare la fiducia oppure no a un governo legittimo costituzionalmente, ma sicuramente non rappresentativo del popolo sovrano, che se andasse alle urne eleggerebbe un Parlamento che darebbe vita a un governo che di giallorosso avrebbe ben poco. Oggi arbitro del futuro è la piattaforma Rousseau. Se stravince il sì, sarà la vittoria del premier Giuseppe Conte, che diventerà il vero leader del movimento. Se vince il no, sarà il disconoscimento del capo carismatico Beppe Grillo, che ha benedetto l'alleanza col PD che tanto piace anche all'Europa. Se ne viene fuori un testa a testa tra sì e no, è Di Maio a restare al timone del partito, con la sua politica piena di frenate e ripartenze. In ogni caso è il trionfo della democrazia diretta, la sconfitta del voto elettorale. Le urne restano chiuse, mentre si scatenano le preferenze online circoscritte a un solo partito. Fino a oggi la base pentastellata ha sempre ratificato le scelte dei dirigenti politici, e se fosse la volta buona per rompere questa consuetudine? Prendi la direzione opposta all'abitudine e quasi sempre farai bene, diceva quello. Quello chi? Ma Jean-Jacques Rousseau, naturalmente. Servizio di Carlo Alberto. Di Carlo Alberto Inghilleri, ovviamente, prima che si conoscessero i risultati di questa piattaforma Rousseau. Allora, Pietro, tra l'altro, Luigi Di Maio avrebbe voluto fare il vice premier, a quel punto bisognava farne un altro, farne due, anche uno del Partito Democratico. Alla fine Di Maio ha fatto un passo indietro e Conte non avrà vice primi ministri. Ma a parte questo, lei come la vede? Quanto durerà questo governo? Qualcuno dice, dopo la manovra accade tutto. Ma non è detto, cioè può succedere, ma non è così scontato, perché diceva Elena Donazzana all'inizio, ci sono tanti anche fattori
in natura di strategia politica, che guardano a domani o dopodomani, che cioè al consenso elettorale da qui alle prossime elezioni, almeno nazionali, che quindi fanno pensare anche a un tentativo, insomma, di sopravvivere per rinsaldare il proprio elettorato, rinforzare. Ed è evidente che in questa partita, insomma, abbiamo visto delle cose un po' strane per noi italiani, abituati un po', almeno quelli che seguono politica. Io non la faccio più tempo pieno da quasi quattro anni, per cui posso dire che mi sono anche divertito, insomma. Era anche in agosto, di solito al lavoro, ho fatto le ferie prima, in agosto lavoravo, per cui insomma un po' di attenzione in più se l'ho messa. Devo dire che però viene fuori un panorama italiano interessante da un lato, ma quello che trago è che un po' è come le partite di calcio, cioè siamo diventati tifosi delle curve rispettive schieramenti, no? Per cui dalla mattina che ti alzi, una mattina, ecco, positivo che sono sparite una serie di trasmissioni incavolate, quelle che la mattina ti facevano, e parlano di politica la mattina, no? Tra buongiorno, buon caffè, tutte queste robe, e parlano della crisi di governo, piuttosto di parlare delle scemenze che sentivamo prima, al mattino e al pomeriggio magari anche meglio, no? Però il tratto questo un po' da raccontare, la favole, cioè, quasi la favola della politica, no? Sembra una telenovela, se no, della politica raccontata un po' così. Tutti che parlano di cosa succederà, cosa hanno fatto, dove è andato, ma chi l'ha visto? L'ha telefonato, discrezione, hanno telefonato che non ha telefonato, cioè delle robe incredibili. Cioè, poi mi sono divertito a seguire i vari ormai telegiornali online che ognuno si inventa, a parte quelli più seri, però è una roba veramente pazzesca. Però a parte questo, insomma, che però da un lato anche degli sveglio positivo, insomma, mi pare che gli italiani, che si occupi un po' più di politica, sarebbe sempre allora. Dopo gli anni dell'abbandono, insomma, che la delega totale, per cui ci. Però vengono fuori secondo me delle letture di questo tipo. Sicuramente, diceva già Salvini, colpito tra il delirio di un'impotenza o il fatto di non riuscire più a contenere anche una serie di spinte che venivano, ha sbagliato tempi e modi, non c'è dubbio, di fare una crisi. Forse Veneto gli daremo il premio del Mona, cioè proprio diretto, proprio più Mona di così non si riesce, cioè nel senso che aveva in mano il paese e ha giocato le carte sbagliate, e nel tempo sbagliato e nel modo sbagliato. Questo l'ha buttato via lui, la possibilità di rimanere. Perché? Perché da un lato lui non soffre e non vuole, su questo è chiaro, l'ha mantenuto fino ad oggi e credo lo manterrà anche per il prossimo proseguo, non vuole più una edizione di un governo, cioè di una maggioranza di coalizione di centrodestra, non lo vuole. E a riprova di questo ne è quello che ne esce dai giudizi degli alleati. Cioè, vabbè, la Meloni cosa può fare? Fa il suo gioco, non può che chiedere di andare alle elezioni, perché un partito che arriva al 6-7% è un successo, magari convince la Lega a fare un'alleanza insieme e vincono al 40%, possono avere la maggioranza in questo sistema elettorale. Ma guardate cosa dice Berlusconi e cosa dicono Forza Italia. Guardate cosa dice, certo, Gianfranco Rotondi non è propriamente uno di Forza Italia delle origini, no? Un democristiano, però è un navigato della politica. E dice una cosa interessante che viene fuori discussione stasera, dice: non lasciamo solo il PD il ragionamento con le 5 Stelle. Questo cosa vuol dire? Tutte le organizzazioni stanno ragionando di come recuperare un consenso che se n'è andato verso organizzazioni populiste, potremmo definirle, o comunque organizzazioni che hanno, nel terremoto del smontamento dei partiti tradizionali, hanno saputo cogliere una serie di istanze e quindi diventare quella cosa importante che sono. E quindi c'è questo gioco, no? C'è di tutti, c'è di Forza Italia, perfino di Forza Italia, per cui il ragionamento sono di sinistra, sono di destra, vale quel che vale, nel senso che alle ultime elezioni europee, come dicono gli studi che hanno fatto sui flussi di voto, insomma una buona parte dell'elettorato di 5 Stelle se n'è tornato alla Lega, se n'è tornato un po' al PD, eccetera, via così. Quindi cosa succederà adesso? Che secondo me anche in questo, l'altro elemento, due conto che i Salvini, no? Cioè il premio del Mona, però l'altro premio invece di quello che dimostra di avere ancora in mano la situazione e di avere un ragionamento per il domani è Grillo. Grillo scende in campo,
e appoggia a questo governo. E nella loro... anche di Grillo, secondo me. Eh? Questa è anche la fine di Grillo. Sì, ma può essere, ma può essere, perché probabilmente una scelta di Grillo di ritornare, chiamiamola, alla normalità, alla normalità delle relazioni politiche, perché questa è una scelta di razionalità, cioè che di uno che dice guardate che se andiamo alle elezioni... vabbè, ci ridimensioniamo, ma soprattutto finiamo fuori gioco se riusciamo in qualche maniera a stare nell'agone della politica. Quindi anche un po' uno può dire a snaturarci, oppure può dire anche a cambiare e quindi diventare qualcos'altro. Beh, per come sono nati diventa un'altra cosa, hai ragione, diventa un'altra cosa, ma è politichese, certo. Quello per come era nato lui non è più il Vaffadei, non è più la nascita di 5 Stelle, così cioè, un ragionamento di Grillo che sta in qualche maniera nella politica e quindi fa questa scelta e vince lui, perché se lui non scendeva in campo oggi Gigino Di Maio non è che discuteva se fare vice premier, andava, ritornava veramente a occuparsi di altre cose, ed è l'altra cosa assolutamente penosa di questa vicenda. Cioè credo che Salvini ha sbattuto questa cosa, ma non è che Di Maio faccia una gran bella figura, eh? Cioè adesso onestamente, allora vedi, se lavoro giallo verde si può ancora passare, giallo rosso ci si ferma. Beh, a Napoli si passa col rosso, per cui adesso tutto il centro sud si passa col rosso. Il governo giallo russo. Allora abbiamo in linea, lo ringraziamo molto, l'assessore allo sviluppo economico della regione del Veneto, Roberto Marcato. Buonasera assessore. Buonasera direttore, buonasera. Scusi se l'abbiamo fatto aspettare un po' in linea, grazie molte per aver accettato il nostro invito. Senta, allora intanto una sua opinione su quello che è accaduto oggi, cioè praticamente il semaforo verde al governo giallorosso e questo voto sulla piattaforma Rousseau. Voi col presidente Zaia con Seve, proprio giorni fa c'era Salvini, Zaia ha parlato di rivoluzione, insomma ha chiamato la gente a manifestare contro questo inciuccio, no? Così è stato definito. Allora, intanto il voto sulla piattaforma Rousseau era la cosa più scontata al mondo, perché adesso io so che la mistificazione mediatica vorrebbe far passare questo voto come un voto, come dire, popolare di cittadini neutri che si sono messi a dare un parere su un'ipotesi di governo. In realtà sono militanti di un partito che fanno quello che fanno tutti i militanti di partito, cioè si adeguano alle scelte dei vertici, punto. E quello che c'è oggi è questo, non c'è nulla di democrazia attiva, di cittadinanza attiva o di altre amenità che ci hanno venduto in questi giorni. È una piattaforma dedicata ai militanti del Movimento 5 Stelle e i militanti sono adeguati, anche molti di questi anche a malincuore, a una scelta di vertice, quello che succede in tutti i partiti. Se voi venite a Pontida il 15 di settembre e fate un'indagine fra tutti quelli che sono là di fronte a un'ipotesi che farà Matteo Salvini, non ce ne sarà uno che dirà no, perché questo è quello che succede nei partiti. Quindi insomma, andiamo cauti sulla democrazia partecipata. Stiamo parlando di un conciliabolo fra militanti, assolutamente legittimo, ma non ha nulla a che vedere con la democrazia attiva. Dopodiché insomma, a me fa, come dire, un po' sorridere sentire tutta questa serenità oggi dei rappresentanti del Partito Democratico su queste ipotesi di governo, perché vede, la differenza sostanziale fra l'esperienza di governo fra noi e il Movimento 5 Stelle e quella fra il PD e il Movimento 5 Stelle è che noi eravamo assolutamente e siamo assolutamente distanti per storia, per esperienza politica, per apparato valoriale, ma non abbiamo mai avuto odio l'uno nei confronti dell'altro. Sì, non c'è mai stato odio. Questo è vero, in effetti. Mentre tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle c'è stato e c'è, perché l'emotività, come dire, il rancore, questo tipo di atteggiamento che ti viene dal cuore, non è che lo cancelli in due giorni, c'è sempre stato odio viscerale, profondo. Cioè io ho sentito rappresentanti istituzionali, regionali e parlamentari del PD e del Movimento 5 Stelle usare parole
di ribrezzo l'uno nei confronti dell'altro. E questa è la differenza sostanziale per cui questo governo avrà vita breve. Perché prima o dopo questo rancore, che fino all'altro ieri era palese, oggi è latente, riemergerà con tutta la virulenza possibile e immaginabile di fronte a temi che saranno altrettanto emotivi. Questo succederà perché è nella natura delle cose, la logica non si può piegare a seconda delle esigenze. E dopodiché tutti noi recitiamo anche una parte nel teatrino della politica, ma se lei dovesse chiedere in Camera Caritatis a ogni singolo esponente del Partito Democratico o del Movimento 5 Stelle che cosa pensa veramente di tutto questo, la parola che viene spontanea è follia. Dopodiché va bene tutto, è una democrazia parlamentare, hanno deciso così, questo va rispettato, c'è però un tema su cui è opportuno riflettere. Io ho sentito anche gli ultimi dibattiti oggi, ieri, l'altro ieri, tutti parlano di errore o meno di Salvini, di astuzia o meno di Maio, di astuzia o meno di Matteo Renzi, tutto quello che volete, nessuno parla del destino di questo paese. Cioè stiamo parlando tutti di mosse da scacchiere, di astuzie, di furbizie, abbiamo salvato il Movimento 5 Stelle, se fosse andato al voto avrebbe avuto un tracollo, il PD è ritornato sulla scena politica, sì, vabbè, tutte cose straordinarie che possono interessare agli studiosi della politica, però sa, il cittadino ti chiede, sì, ho capito, benissimo, domani avrò un lavoro, avrò una pensione più alta, avrò più sicurezza, sono questi i temi, ecco, di questo si è parlato francamente. Molto ecco, poco. Assessore, senta, a Conselve insomma avete dato la carica alle migliaia di persone che erano presenti, ma avete soprattutto detto non ce la mettiamo via questa questione del governicchio, insomma dell'inciuccio, no? Con manifestazioni 19 ottobre a Roma, Gazebi, altre iniziative. Come ci sarà questa protesta? Che dimensioni avrà? Perché molti hanno detto Zaia chiama le piazze, chiama la rivoluzione, il governatore ha risposto ma chi mi conosce sa che sarebbe comunque una protesta gandhiana, insomma cosa accadrà prossimamente per contrastare questo governo? Ma ci sono due elementi, allora il primo è che noi ovviamente abbiamo il dovere di far emergere le contraddizioni e abbiamo anche il dovere per tutti quelli che rappresentiamo di dimostrare l'incongruenza fra i due partiti. E questo è un elemento per cui noi saremo, tra l'altro non siamo mai andati via da là, saremo nelle piazze come siamo sempre stati, perché noi comunque eravamo sotto i gazebo, eravamo nei comizi anche durante l'esperienza di governo con il Movimento 5 Stelle, sì. Perché questa è nella nostra natura. E poi c'è un altro tema che secondo me è stato sottovalutato, che qui abbiamo un paese spaccato in due. Da una parte abbiamo il governo PD, Movimento 5 Stelle, governo, Parlamento, e dall'altra abbiamo invece il paese reale, quello delle regioni, dei comuni e delle province, che invece esprime tutta un'altra maggioranza. E questo sarà un dibattito interessante, lo vedremo anche alle prossime regionali Emilia Romagna e Toscana, perché qualora lì dovessimo vincere anche in quelle regioni, cioè avremo una cartina geografica assolutamente nuova, per cui tu hai un governo fatto da due partiti e il paese nel territorio fatto da tutt'altra compagine politica. Anche questo è un elemento politico di riflessione profonda. Ecco, senta, regionali 2020 del Veneto, qui si sta parlando di un indebolimento della Lega dovuto a queste vicende, però diciamo il consenso della Lega in Veneto viene dato da tutti i sondaggi indiscutibilmente forte, no? Quindi non sembra che dovrebbe... Io credo che su questo non ci siano grandi dubbi. Dopodiché io guardi, sono molto cinico, io mi auguro che ci sia un'alleanza contro di noi del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, perché io non vedo l'ora di entrare in campagna elettorale e incontrare questa nuova compagine, vedere questi amichetti che si prendono per mano e fino all'altro ieri si sputavano in faccia.
sarà un divertimento assolutamente straordinario. Io poi sono un animale da campagna elettorale, io non vedo l'ora di incontrarli, perché insomma, siccome li ho guardati negli occhi quando mi facevano certe affermazioni, vorrò guardarli negli occhi quando me ne faranno delle altre. E sa, a me la favola del facciamo un governo per il bene del paese, per il bene più alto, per i valori più alti, sono cose che si possono raccontare in TV, ma di fronte alla platea vera, umana, è un po' più difficile a sostenere. Assessore, grazie molte, grazie, a presto, l'aspettiamo qui in studio quanto prima. Con molto piacere, buonasera grazie. A lei e ai suoi ospiti. Grazie, arrivederci. Allora, signor Scarabelli, in base un po' a quello che diceva, sì, dice non è certo l'interesse del paese, no? Cioè adesso onestamente. Non è neanche l'interesse del paese fare una crisi in agosto e rischiare di andare a fare un governo allo scadere della fine dell'anno, che si è costretti ad andare in esercizio provvisorio. Non è neanche interesse del paese prevedere come presidente del Consiglio un tale Matteo Salvini, che a livello europeo e internazionale non è un signor nessuno, gonfio del suo 40% all'Europa, è andato a infilarsi in un gruppo europeo dove non è stato seguito né da Orban né da Farage e conta un 10% a livello di Parlamento europeo, solo la Le Pen gli è rimasta accanto. Come possiamo poi pensare che un'Europa così fatta dia maggior credito, maggior flessibilità all'Italia? Se noi pensiamo che la cura a tutti i nostri mali sia prendere una rincorsa forte e sbattere col naso contro il muro, probabilmente per una buona oretta o due abbiamo il beneficio della perdita dei sensi, ma quando ci si sveglia ci si accorge di esserci fatti molto male. Ecco, io questo non lo vedevo nel maggiore interesse del nostro paese. Però adesso dobbiamo anche prendere atto che la politica si fa così, due ore col braccio alto a farsi i selfie, e lui è sicuramente il migliore. Quindi se dobbiamo avere un Presidente del Consiglio il migliore a fare i selfie, probabilmente è giusto che vada Matteo Selfini. Io l'ho chiamato. Io preferisco un tale Giuseppe Conte e mi auguro che rimanga lì a fare gli interessi del nostro paese. È stato riconosciuto anche da Trump, non con un tweet dicendo Giuseppe Conte la pensa esattamente come me, siamo molto amici, sta facendo gli interessi degli Stati Uniti. No, ha detto è una persona che si sta dimostrando a difendere gli interessi del suo paese nazionale. Anche un certo Tusk ha detto, ha parlato di una persona affidabile, seria, cioè quando ci si pone davanti a certe persone la serietà viene prima di tutto, cioè. Poi se uno pensa di fare gli interessi del proprio partito, del proprio paese, come fa gli interessi del suo partito, cioè, è andato dagli Stati Uniti, ha cercato in tutti i modi di farsi accogliere alla corte di Trump e non ci è riuscito, ha intrecciato rapporti con Steve Bannon e anche là sarebbe da indagare cosa c'è sotto il discorso Cambridge Analytica, però è un discorso troppo lungo. Poi è scattato fuori l'affare russo e quindi gli americani si trovano uno che poi va a parlare con i russi si trovano uno che poi cerca di fare gli accordi con gli americani, cioè questo vabbè che è un mondo fluido, cioè, però se uno vuole fare il primo ministro, un minimo di serietà come premessa la dovrebbe avere. Senta Scarabelli, con Zingaretti, Di Maio può essere che abbia un rapporto più, diciamo, più tranquillo? Che forse due caratteri, insomma, due galli nel pollaio come Salvini e Di Maio si trovavano. Però ci sono anche situazioni, adesso faccio citare, insomma, l'Italia, il Partito Democratico la pensa in un modo, 5 Stelle in un altro, l'Ilva a Taranto. 5 Stelle la pensano in un modo, cioè su queste cose qui non sarà facile, no? Trovare una. In un modo o in un altro, io credo che quando ci sono di mezzo gli interessi dei lavoratori non è la pensiamo in un modo o nell'altro, bisogna trovare la migliore soluzione per quei lavoratori là, al di là di come ci si pensa, cioè una è la soluzione. Che va nel maggiore interesse di quei lavoratori. Noi cercheremo di fare appunto di perseguire questo interesse. Con Salvini lui ci diceva che noi eravamo quelli del no, però lui per mesi e mesi non ha fatto altro che criticare e interessarsi di tutte le materie possibili e immaginabili tranne la sua. Lui è stato bravo a fare l'avvocato difensore. È stato bravo a catalizzare
degli interessi sugli sbarchi delle ONG, però se andiamo a vedere il numero dei rimpatri è tanto quanto quello che faceva Minniti, non ha aumentato, non ha aumentato di un rimpatrio al giorno. Quando sento dire fare gli interessi ai lavoratori mi vengono i brividi. Sa perché? Perché per 50 anni i sindacati hanno detto facciamo gli interessi ai lavoratori, e i lavoratori adesso sono una merda, pensi lei, e loro vogliono fare gli interessi ai lavoratori. Ecco, gli imprenditori, lei che è imprenditore, vedo hanno detto spesso non siamo contenti né di questo né di altri governi, ma in questo caso con un governo diciamo di centrosinistra pare che le preoccupazioni stiano aumentando, no? Poi sentiamo anche l'assessore, questo ovviamente. La Confindustria è in mano a chi? Se pensi che la RAI, Finmeccanica, è in mano, sono iscritti tutte le partecipate pubbliche, tutte le partecipate pubbliche dei servizi sono iscritte a Confindustria. Confindustria rappresenta un capitalismo di relazione che ha bisogno di questo Stato per avere sovvenzioni, per avere agevolazioni, e quindi loro vedevano in Salvini vedevano un elemento che impediva loro di fare i loro affari. E quindi loro, come il Sud, si dice, il Sud vota sempre, adesso Salvini perderà voti al Sud. E perché? Perché il Sud vota sempre per chi è il governo, per chi ha il potere, perché? Perché pensa di vendergli il voto. Cioè questo è un sistema Stato-mafia che non funziona, perché i governanti acquistano il voto con i soldi dei contribuenti. E quindi non funziona. E la Confindustria rappresenta appunto un modo diverso di vendere il voto. Anziché venderlo al minuto, lo vendono all'ingrosso, praticamente, cambia poco. Assessore, ha degli imprenditori? È un momento, tra l'altro. È un momento molto difficile, perché quel che manca è una prospettiva di lunga durata, ma che tenga conto degli interessi di come si fa impresa in Italia. Perché vede, noi abbiamo aspettato 5 anni per votare alle europee, era per tutti i partiti che ritenevano che l'Italia non fosse stata difesa, e con l'Italia intendo gli interessi degli italiani, il modo di fare economia. Cito solo un esempio, così ci ricordiamo, almeno faccio riferimento a una cosa che dovremmo ricordare tutti. Quando Fincantieri si aggiudica la gara per i cantieri francesi di Saint-Nazaire, sì, gara mondiale a questo livello, qualche mese dopo arriva Macron al governo e annulla quella gara, una gara di tipo internazionale. Brecht direbbe che ci dovrebbe essere un giudice a Berlino, e non l'abbiamo trovato noi, però non l'abbiamo trovato a Berlino, non l'abbiamo trovato a Bruxelles. Gli interessi dell'Italia non sono stati difesi. Allora noi abbiamo atteso 5 anni dicendo le politiche sull'immigrazione fanno restare sola l'Italia sempre, ce l'accogliamo noi siamo naturalmente una grande piattaforma, siamo un molo di approdo, ma non possiamo essere da soli a difenderlo. Quando c'è stato il tema appunto della difesa della Made in Italy, l'Europa ha remato contro, compresa una certa Confindustria che tempo prima non voleva nemmeno la tracciabilità, perché non era utile ai grandi sistemi dei potentati. Quando abbiamo dovuto pagare i debiti della Grecia, allora eravamo considerati alla pari di tutti gli altri, e quindi ci siamo accollati i debiti della Grecia, che erano tutti crediti a favore della Germania, l'ha pagato l'Italia principalmente. Germania e Francia. Bravissimo, perché hanno le due grandi banche. Quando abbiamo dovuto difendere il nostro sistema del credito, che è fatto di banche rurali, di credito cooperativo, di banche popolari, ci hanno piazzato una taglia unica del sistema del credito che ha favorito le due grandi banche, e quindi stiamo parlando dell'Intesa, che fa parte ovviamente di tutta una serie. Il Crédit Agricole, che ricordo essere la banca che più sta crescendo in tutto il sistema nazionale. Bene, ne potrei elencare altri 1000 probabilmente, ma dico una cosa sola: abbiamo atteso 5 anni per dire che bisognava cambiare in Europa tutto, e l'ha detto in particolare un partito che oggi è un partito fatto e finito, cioè il 5 Stelle, diciamo che ha smesso l'idea di movimento, a parte l'effezione su Rousseau.
Ma era il 5 Stelle quello che diceva che bisognava avere un altro tipo di linea in Europa, e ci siamo trovati a sostenere il governo franco-tedesco più potente della storia, con tutta probabilità. Quindi, che io mi devo sentir dire che mi piace Conte, e Conte è un ottimo presidente, perché otterremo uno sconto su chissà quale tagliola l'Europa ci metterà ancora una volta, io dico che a perdere è l'interesse dell'Italia, ma l'interesse degli italiani e delle imprese italiane. Unica ragione per cui io faccio politica, non la faccio perché ho una categoria personale, professionale da difendere, lo faccio perché l'Italia e gli italiani meritano una maggiore dignità, e la dignità oggi la difendi in un unico scenario mondiale, che è quello europeo, perché o ci stai dentro l'Europa e ci stai con tutta la dignità, oppure fai quelle robe finte che sta facendo l'Inghilterra, per cui non sappiamo nemmeno se uscirà più oramai, sì, ma per il quale i suoi interessi li ha sempre difesi, direttore, perché la moneta non l'hanno mai accolta, perché i loro interessi sulle imprese inglesi vi garantisco che li hanno, e li hanno ben tutelati, compreso quello del loro sistema di credito. Direttore, mi sa che Savini deve venire a ritirare il Leone d'Oro, Mamma ho perso il governo, vabbè, titolo di un film immaginario. Vediamo cosa diceva Roberto Casaleggio, che è il cofondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Beppe Grillo, quando Gianluigi Nuzzi gli chiese se avesse mai pensato di fare un'alleanza col Partito Democratico. Vediamo. Se Giorgio Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, chiedesse al Movimento 5 Stelle di entrare in un nuovo governo col Partito Democratico, lei cosa farebbe, come risponderebbe? Ma già detto, io uscirei dal Movimento. Lei uscirebbe dal Movimento? Oggi lo trovo impraticabile. Impraticabile. Un paio di domande ancora. Questo è Gianluigi Nuzzi, Antonio Tocchetto, no? Questo ovviamente non era l'altro ieri, era qualche anno fa, quando Casaleggio, ricordiamo, è scomparso, e quindi è stato per il momento 5 Stelle è stata una grande perdita, perché però certo questa intervista dimostra che molte cose sono cambiate, no? Molta acqua è andata. Allora, la politica è l'arte della mediazione, ma è anche difficile. Chi la fa per 30 anni potrebbe anche non aver mai capito come funziona. Lo dimostra Salvini, che lo fa da 26 ed è caduto veramente in maniera rocambolesca. Nel caso di specie, probabilmente in quel periodo là, il Movimento 5 Stelle era un movimento molto movimentista, probabilmente avrebbe dato la stessa risposta se gli avessero detto lei farebbe mai un governo con la Lega. In quel periodo là loro erano i cosiddetti rivoluzionari, al di là del nostro amico, erano i rivoluzionari, volevano cambiare tutto, volevano portare, vi ricordate quando dicevano non facciamo più le votazioni ma votiamo tutti online e portiamo in Parlamento la casalinga di Voghera. Poi quando si va a governare, quindi a lavorare e a iniziare a capire come funzionano i meccanismi di un Parlamento, di un comune, di una provincia, di una regione, si capisce anche che dal dire al fare, come dire, c'è di mezzo il mare, nel senso che la politica è difficile, l'istituzione è difficile, governare è difficile, è complicato, bisogna conoscere e avere anche una cultura, come dire, istituzionale, costituzionale, giuridica, amministrativa, per poter portare avanti un piccolo paese di 5.000 abitanti e una grande nazione di 60 milioni di abitanti. Quindi adesso che provano e capiscono, perché anche nell'ambito ad esempio dei 5 Stelle, non è, allora, nelle amministrative, in tante amministrative loro non si presentano, però si sono anche resi conto che governare non è facile e anche mantenere le città non è facile. Maniero ha fatto 5 anni, ma poi a Mira, no? Se n'è andato. Pizzarotti, per esempio, secondo me, io non voglio giudicare chi esce o chi entra da un movimento, però Pizzarotti sta dimostrando di essere un buon amministratore e secondo me quella può essere una perdita per un movimento come il Movimento 5 Stelle. Per cui, per ritornare alla sua domanda, secondo me in quel contesto là loro volevano veramente, pensavano di poter cambiare le regole della politica, ma è complicato, difficile, secondo me anche impossibile.
Ecco, si è parlato, si sta parlando molto di possibili alleanze alle prossime regionali, ma anche nelle amministrazioni comunali, tra 5 Stelle e Partito Democratico. Secondo lei? Allora, secondo me, allora, io ho sentito anche alcune affermazioni dei consiglieri regionali di Berti che dicono no, assolutamente. Allora, le cose preconfezionate sono buttate lì e magari non possono, come dire, essere utili. Però io parlo della mia piccola esperienza, insomma, di anni di consigliere comunale a Treviso, con i rappresentanti dei 5 Stelle, prima David Borrelli che è uscito dal Movimento e adesso Domenico Lo Sappio, io, ma anche il gruppo del Partito Democratico, ha sempre, come dire, trovato delle intese, nel senso che ci siamo, come dire, a volte quasi presentiamo senza parlarci gli stessi ordini del giorno, soprattutto sulle questioni ambientali, sulle tematiche sociali di un comune medio o piccolo come può essere Treviso con 82.000 abitanti. E c'è un idem sentire, cioè io ho avuto molta facilità a lavorare con loro quando sono entrata in consiglio comunale. Penso che invece, se si deve fare solo un discorso astratto di somma di numeri, no, però se si fa un programma io penso che si possono trovare delle intese molto più tra PD e Movimento 5 Stelle di quanto potrebbero trovarle con la Lega. Cioè, per chiudere, i consiglieri comunali a Treviso non hanno mai votato, come dire, sulle posizioni della Lega, lo stesso Gnocchi lo ha dimostrato, che era il precedente consigliere del Movimento 5 Stelle, poi fuoriuscito nella ultima fase. Allora, i 5 Stelle hanno deciso di farsi guidare dal PD, che amarezza, una delle tante letture stasera. Vediamo la prima pagina del giornale Sallusti, Casini che dice un governo di poltrone è solo un regalo a Salvini. Casini che parla di poltrone, diciamo, da che pulpito si potrebbe dire. La stretta finale sul governo, lista dei ministri dell'inciuccio, il risico delle nomine, Di Maio verso la Farnesina, quindi non più alla difesa ma agli esteri, Franceschini alla difesa, due tecnici per interni ed economia. E anche qui vedete titolo critico, base 5 Stelle si inchina all'inciuccio. Allora, Isadotto, la Meloni ha detto proprio recentemente, mostrando una scatoletta di tonno, volevano aprire così con il Parlamento come una scatola di tonno, invece poi ci si sono infilati, no? A parte, diciamo, l'opportunismo della politica, lo si ritrova per tutto il trasformismo, sì, eccetera, sì. Sono solo buoni propositi, cioè questo governo nasce solo sotto l'insegna così del secondo fine, cioè di mantenere il potere, o questo governo nasce in principalità per evitare che si potesse andare al voto, per evitare soprattutto che facesse Salvini una bassa di voti, in realtà è questo, e che potesse fare questa alleanza poi con la Meloni, perché evidentemente Fratelli d'Italia ha avuto una crescita esponenziale, non è poco conto, ricordiamo le europee che abbiamo avuto un ottimo risultato, questo è pacifico, questo è il motivo principale. C'è da dire però, se vogliamo essere onesti intellettualmente, che il primo grande inciuccio fu l'alleanza tra Salvini e 5 Stelle, questo va detto, perché anche questo deve essere rilevato, deve essere sottolineato. C'è un grande tema che dovrebbe essere affrontato e che è emerso anche da tanti discorsi che sono stati appuntati questa sera, ed è il tema della serietà in politica. Purtroppo bisogna cercare di fare in modo che in politica ci sia più serietà e soprattutto guadagnarsela questa credibilità da parte appunto dei cittadini. I cittadini hanno perso fiducia nelle istituzioni. Ma come dà torto loro? Dobbiamo dimostrare invece che la politica deve ritornare a diventare una cosa seria, perché fare politica non vuol dire soltanto occupare le poltrone, perché questo è un poltronificio. Negli ultimi tempi abbiamo visto solo poltronifici. La politica deve essere a favore dei cittadini, deve aiutare i cittadini. Dobbiamo tutelare la cosa pubblica, questa è la funzione della politica. Quando spesso, come diceva l'assessore Marcato, effettivamente concordo con lui, i discorsi che si facevano in questi giorni erano solo una spartizione di poltrone, questo è molto triste, questa è la realtà in cui viviamo oggi. La politica non è più qualcosa, la percezione è che non sia più qualcosa di serio, effettivamente è così.
Ci sono però partiti come per esempio Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che ha dimostrato grande serietà. Nel momento in cui ha ampiamente dimostrato, e questo ha un riscontro effettivamente oggettivo, che è il partito della coerenza, perché coerentemente ha sempre portato avanti le sue idee, ha sempre detto noi mai con 5 Stelle, a differenza di, ciò che, di quello che ha fatto effettivamente la Lega. Quindi Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia è il partito della coerenza, questo va detto. Allora, per la coerenza, sentiamo su questo proprio Matteo Salvini nel suo ultimo video, sentiamo. Il partito della poltrona oggi ha segnato un gol, però la partita è lunga, la partita è lunga. Sai come quando durante la partita l'arbitro fischia un rigore che non esiste e tu passi in vantaggio anche se sei evidentemente scarso? Ebbene, fatti i dovuti paragoni, perché l'Italia è molto e molto più importante di una partita di pallone, però non è il momento di disperarsi, anzi è il momento di ragionare testa, cuore e prepararsi, perché il governicchio, peraltro oggi sostenuto da 60.000 militanti dei 5 Stelle che hanno votato sì sulla piattaforma Rousseau e per cui io porto rispetto, non mi permetto mai di giudicare l'operato altrui, però io penso che sarebbe e sarà più serio chiedere il parere a 60 milioni di italiani e non, che non a 60.000 militanti dei 5 Stelle. Però così è, adesso in questo momento probabilmente Renzi e Grillo o Di Maio e la Boschi saranno al telefono, saranno in una stanza per spartirsi ministeri, sottosegretari, presidenza e vicepresidente. Sono orgoglioso che la Lega sia fuori da questo mercato delle vacche disgustoso. Questo era Matteo Salvini. Assessore, mercato delle vacche, diceva Matteo Salvini, cambierà tutto, cioè il nuovo governo smonterà la sicurezza bis, per esempio, ci sono porti aperti, perché sì, molti dicono adesso ricomincia la sbarco selvaggio. Non so. Tenteranno certamente di depotenziare le misure che sono state poste in essere dal governo e dal ministro Salvini, perché quelle sono state evidentemente la cifra per cui il governo precedente si è caratterizzato. Io credo che la sofferenza anche ad un certo punto interna di due mondi che avevano veramente poche cose in comune, però una caratteristica, quella di immaginare o di volere cambiare il mondo, almeno a parole, poi scopriamo che non è propriamente così, visti anche così tutto questo piegarsi ai grandi poteri forti. Però certamente questo è stato il governo per cui tutti ricorderanno il ruolo da gran protagonista di Salvini sul tema della sicurezza, che ha fatto da contraltare alla richiesta poi del 5 Stelle di avere la propria bandiera. Ma è stato un governo che una volta puntava su una cosa, la volta dopo ne puntava su un'altra. Il reddito di cittadinanza è la bandiera del 5 Stelle. Quindi che governo sarà? Sarà un governo molto assistenzialista, perché quel che tiene insieme invece tutta questa sinistra, perché come ho detto prima, l'elettorato del PD è trasmigrato nel 5 Stelle, può tornare indietro, perché tanto questa è la loro approccio culturale. Ma sarà un governo che guarderà certamente al reddito di cittadinanza, ma al reddito minimo garantito. Io ricordo tutte queste cose, che se penso alle nostre imprese venete e italiane, vanno nell'esatta opposta direzione. Cioè i nostri imprenditori chiedono maggiore libertà di assumere, di essere più facilitati nelle relazioni interne. Io mi rapporto con le imprese quotidianamente e nessuno mi ha mai chiesto, ma neanche il sindacato, di avere un reddito minimo garantito. Eppure PD e 5 Stelle si troveranno su questa cosa qua. Scordiamoci l'abbassamento delle tasse, anzi, questo sarà il governo che dirà: italiani, popolo di evasori, tassiamoli di più perché certamente stanno fuggendo da qualche parte. Sarà il governo poliziesco, nel senso deteriore, no? La premessa di dire, siccome sono tutti ladri e tutti evasori potenziali, bisogna controllarli di più e meglio. Anche patrimoniali. Guardate, sì, io intravedo uno scenario veramente a tinte fosche, perché purtroppo quando abbiamo visto la sinistra del governo l'abbiamo vista così. Io questo ho visto. E 5 Stelle, pur di rimanere lì, perché se dovesse tornare
nemmeno la metà di loro tornerebbe in Parlamento. Però vedi, ancora qui, ancora una volta torna, direttore, il tema dell'interesse privato e personale, no? Che è di singole categorie, come per quella della politica che deve difendere se stessa. Invece io sono molto convinta che la Costituzione abbia degli articoli bellissimi, cioè che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma il lavoro lo devi, non lo generi con un decreto, non lo generi con una legge, lo generi con la libertà di fare impresa. Certo. E la seconda è che la democrazia si esercita attraverso il voto. I limiti di questa sono quelli previsti dalla Costituzione, ma bisogna andare a votare, non fare i governicchi in questo modo. Al TC delle 20 di maio ha detto che 5 Stelle è il gruppo di maggioranza, quindi il PD di Zingaretti gli farà da stampella come Salvini. Mattarella, Brugnaro, sì, Sturaro, stavo chiamando Brugnaro. Per carità, no, Sturaro, Mattarella non... Stando a molti giudizi e opinioni che ho raccolto, non si è comportato nel migliore dei modi, cioè avrebbe potuto dare un segnale proprio al popolo sovrano per dire c'è un grande caos, c'è uno scontro molto violento tra le forze in campo, diamo la parola agli elettori. Lei ha detto, lei qui, non lo fa, non lei lo fa, mi non ha lo più fa. Volte sentito dire una cosa, tra le altre, che l'ultimo Presidente della Repubblica è sempre il peggiore. L'ultimo. Perché? Perché lo Stato, mafia, si incancrenisce sempre più e ha sempre bisogno di persone peggiori per reggersi. E questo vale per il Presidente della Repubblica e questo vale anche per il Presidente e questo vale anche per il Consiglio dei Ministri, per il Governo. Cioè. E questo Stato non cambia con il voto. Questo Stato è talmente incancrenito, infettato di parassiti, delinquenti, che usano lo Stato per fare i loro interessi e hanno bisogno di avere il capo supremo, il peggiore, sia come Presidente della Repubblica, sia come governo. Quando sento, io se lei mi ha sentito dire, direttore, stia certo che non si va a elezioni. L'ho detto sempre. Confermo. Ecco, ma adesso lei crede che questo governo duri tanto? Questo governo durerà 3 mesi, 6 mesi, 8 mesi, 1 anno. Perché dovranno continuamente chiedere il voto di fiducia. Continuamente, perché 11 commissioni Sono in mano alla Lega. Sì, esatto. Salvini aveva detto questo. E Salvini, sì, sì, sì. Calderoli e altri hanno detto presenteremo milioni di emendamenti. Un emendamento basta cambiare una virgola e diventa un... E diventa lo stesso emendamento moltiplicato per 10 per milioni di ma è la stessa cosa che faceva il PD, che facevano gli altri partiti. Sappiamo scrivere gli emendamenti. L'ostruzionismo. Calderoli ha già usato Calderoli. L'ostruzionismo. Ma comunque mi interessava andare oltre questo discorso. Perché questo governo non durerà, dovrà ricorrere continuamente al voto di fiducia e quindi inciamperà presto, abbastanza presto, anche perché sono evidenti il conflitto di interessi che c'è fra chi vuol mantenere la sedia e chi vuol far politica o cose del genere. E caduto questo governo non si andrà a elezioni. E che succede? Perché non si può andare a elezioni prima di eleggere il Presidente della Repubblica. Perché questo Parlamento è il più affidabile che possa essere per eleggere. Ma tanto lei non va a votare, per che eleggere. Problemi si fa? Lei non va a votare, ha detto che non vota da anni, quindi... Beh, infatti giudicherei essere un fesso, un mona andare a votare con questo sistema. Siccome non mi giudico mona, faccio almeno andare a votare. Fa meno. Naturalmente, se avessi una poltrona da 20.000 euro al mese, inviterei ad andare a votare come fate voi e fate bene.
Allora, non si andrà a votare, perché ecco, questo Parlamento è il più affidabile per eleggere un Presidente della Repubblica che sia garante di parassiti e delinquenti. Nel 2022. E quindi ci sarà bisogno anche di Forza Italia. Allora, ma certamente bisognerà trovare le scamotase per far sì che i grillini possano stare assieme con Berlusconi. Questo governo troverà tutti gli scamotage per arrivare anche a questo. E naturalmente immagini lei se domani Draghi libero fosse lui Presidente del Consiglio, chi si opporrebbe a lui? Nessuno. Quindi PD, Leu, Forza Italia, 5 Stelle e fa la maggioranza. Forse è chiaro. Naturalmente c'è una cosa, e poi c'è da dire un'altra cosa. Finisco. Lei, una volta le ho detto, conoscendo il vizio delle persone, si sa anche dove vanno a parare. Se Salvini vincerà, resterà sul 35-40%, stia certo che il sistema avrà cura di farlo fuori. Farlo fuori come? Fisicamente può darsi, ma soprattutto come hanno fatto fuori Berlusconi, cioè legalmente. Allora, vediamo, poi torniamo da Pietraso Bettenò e poi andiamo in pubblicità, però sentiamo prima cosa dice Matteo Renzi della durata di questo governo. Sentiamo. Io ho scelto, vincendo una difficoltà personale, legata a dinamiche che penso che tu, di natura personale, familiare, affettiva, di mettere al centro prima l'interesse degli italiani e poi il mio naturale desiderio di rivincita. Io ho scelto questo. Le garantisco che questa è una cosa che umanamente mi è costata moltissimo. Se l'ho fatta, non devo dare garanzie uno che addirittura, non può dare garanzie colui il quale addirittura ha fatto partire questo esperimento. A tutti quelli che si preoccupano di quando si staccherà la spina, vorrei dire, vi preoccupate intanto di farla accendere questa spina, di farla attaccare, perché ancora non è partito il governo e già siamo a ragionare di che cosa succederà. Se volete una mia opinione, io penso che il Parlamento della Repubblica durerà fino al 2023. Cioè io credo che questa legislatura possa, aggiungo, debba eleggere il Presidente della Repubblica. Un'alleanza possibile quella con la Lega? Comunque nei mesi scorsi avete dato di santa ragione e ora fate un governo insieme. Non soltanto nei mesi scorsi, ma direi negli anni scorsi. C'è un curriculum che per me parla chiaro. Ci sono offese, insulti, diffamazioni, fake news che io ho dovuto subire. Penso però che le persone serie pensino prima di tutto agli italiani. E se noi avessimo fatto prevalere la logica del avevamo ragione noi, adesso dovete pagarla, forse avremmo ottenuto una soddisfazione personale, anche una sorta di vittoria personale, ma avremmo fatto il male del paese, perché oggi quello che serve all'Italia è evitare l'aumento dell'IVA, è riportare l'Italia ad avere un ruolo in Europa, è avere una politica estera degna di questo nome, è avere una politica di infrastruttura in cui si sblocchino i cantieri, è smettere di educare all'odio come, ahimè, ha fatto in questi mesi Matteo Salvini, che ha utilizzato un linguaggio di violenza verbale molto discutibile. Io comprendo. Va bene, questo era un brano di Matteo Renzi, Pettenò. Credo che siano tutti i presupposti, davvero, al di là di incidenti, cose di percorso, che anche io sono convinto che si arriverà il più lontano possibile con la legislatura. Per tante cose, io mi aspetto anche, fra l'altro c'è nei punti, insomma, no? Punti che non è che l'accordo, anzi il contratto tra Lega e cose fossero dettagliati i punti. Tanto è vero che abbiamo visto che c'erano delle cose da discutere sempre. Io credo che ci sarà fra questi punti il cambiamento della legge elettorale, per cui indubbiamente il Salvini doppiamente ha fatto un errore davvero di strategia che si infila in cul-de-sac. Certo, una buona dote di consenso, e però ha tanti nemici, ripeto. Avrà il consenso del popolo, manterrà sicuramente le prossime regionali, se non si troveranno di marchi disegni rischia anche di continuare ad averli,
però in qualche maniera io credo che i nemici che ha stanno in tutto l'arco della politica di quelli che, lui, che una volta erano suoi alleati, di quelli che sono sempre stati i suoi oppositori, e quindi rischia davvero di perdere quel consenso che aveva costruito in questi 14 mesi, perché ha fatto una grave sottovalutazione. Quel grande consenso l'ha avuto in virtù di essere al governo, in un governo con i 5 Stelle. Dove lui, a dispetto di avere una forza parlamentare molto ridotta, 17%. Ha avuto il 17%, ha saputo con destrezza, con grande bravura politica, usare quei temi che gli hanno dato il consenso, e ha trovato nei 5 Stelle delle persone leali che, pur di mantenere il governo, hanno votato tutto ciò che chiedeva Salvini. Ma quando ti votano tutto e decidi di staccare la spina, non perché hanno detto di no a un qualcosa tuo, ma solo per tua ambizione di diventare il capo dei capi del capo, i pieni poteri, tutti si rivoltano contro, quelli che si sentono traditi, si offesi, quei tuoi possibili e potenziali alleati che capiscono che di te non avresti mai avuto a che fare, e per cui tutti fanno l'occhiolino a dire vabbè, fatelo fuori, vi do una mano io se avete bisogno. Questa è la cosa che avverrà in Parlamento da qui. Se ci saranno dei problemi a sinistra, soccorrerà Forza Italia, ma è giusto, dico bene così, perché Salvini è l'interpretazione di una politica becera di bassissimo livello sul piano della cultura politica, indipendentemente che sia Lega. Io non ho niente contro la Lega, cioè non è che stessa Salvini guarda Elena sa, Elena Donazzano sa bene che il Consiglio regionale dove c'è da fare discorsi con Lega o AM o quant'altro non ha mai avuto problemi. Salvini interpreta una cultura politica becera di bassissimo livello che non è in grado di essere candidato a governare un paese, di candidarsi addirittura di essere una squadra, e siccome in Europa gli è andata male perché i suoi potenziali alleati lo hanno mollato, come avete detto prima, lui rischia di andare solo basso. Ci vorrà del tempo, ma andrà basso. Perderà tanta ignoranza in politica. Questo è la demonizzazione dell'avversario. Ma non è che demonizzi, sei demonizzato da solo. Ma da solo. Uno che se la prende con anche. Vabbè, certo, posso condividere. Però chiamavo la zingaranza, non puoi dire che è l'accanimento. Sì, ma non è Berlusconi. Adesso guardate, non funziona più perché c'è una cosa. Che è un dato oggettivo, direi molto, molto rispettoso della Costituzione. Lui un anno fa va al voto con una legge voluta dall'abbraccio di Renzi e Berlusconi, che pensavano di arrivare loro a dover fare poi un accordo. E arriva invece un risultato diverso. Il risultato diverso però ti dice che prende il 17% un anno e qualche mese fa, sì, e in un anno e qualche mese raddoppia il consenso. Certo. La sovranità appartiene al popolo che lo esercita nei limiti della Costituzione. E quindi cioè 17 mesi dopo aver votato, semplicemente perché c'è stato un mezzo dato politico, dice, bisogna tornare automaticamente a votare. Politica. Ma voi siete pazzi, nessuna democrazia politica rappresentativa può funzionare così. Perché allora aboliamo le elezioni e facciamo le piattaforme Rousseau sempre, cioè sondaggi o elettori da casa che votano online. Non è siete pazzi, cioè la democrazia rappresentativa non è questo. Renzi ha fatto 25 percenti, 40 ha superato il 20, non l'avete ancora capito. Un indebolimento di Salvini può cambiare il quadro locale qua, sì, cioè diciamo la Lega Veneta può risentire di che nel Veneto c'è un'altra cosa in più, cioè nel Veneto c'è Zaia. Zaia è di Salvini, Zaia la pensa come Salvini, Zaia come Lega. Non si amano, certo, sappiamo tutti che c'è una competizione fra i leader. Se posso dire la mia, vedo che se la Lega dopo il ciclone Salvini, che chiaramente sarà come il ciclone di Tornado, che faranno tanti danni, hanno fatto e poi passano, e purtroppo siccome c'è anche il clima che è cambiato, magari ritornano altri cicloni. Ma se c'è bisogno invece di una stabilità e sicurezza, eccetera, Zaia è il leader della Lega, che potrà candidare la Lega a un progetto
e siccome Salvini l'ha fatto diventare una Lega nazionale, una partita nazionale, chi meglio di un moderato come Zaia, che adesso sbraita a fare rivoluzione, non ci crede neanche lui quando lo dice, ma tanto guarda come lo dice, facciamo rivoluzione. Lui quando dice fare rivoluzionari ci si può anche credere, no? Almeno qui noi in studio. Però vuol dire Zaia che dice fare rivoluzione, non si crede neanche lui stesso. Ma il vero leader politico dal punto di vista di un paese. Berlusconi lo voleva candidare ai massimi vertici del paese, è che la politica è questa. Allora, quindi Salvini andrà a fare quello che faceva prima, cioè il politico che non ha mai lavorato in nessuna aula in cui è stato, del Parlamento, del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, un politico bravo a prendere consensi fuori quando c'è il background che gli consente, ma quando non ha il terreno vitale per prendere i voti sparirà dalla faccia della terra. Dobbiamo andare in pubblicità, state con noi, 1500 sms, un record assoluto, grazie molto, ci vediamo tra pochi minuti, state con noi.